pagine su pagine, documentazione che si dovrebbe leggere. Questo per molti europei rappresenta la MiFID, la regolamentazione dell'Unione Europea a tutela degli investitori, regolamentazione entrata in vigore il 1 novembre del 2007 e che gli Stati membri hanno applicato con apposite leggi. Esisteva infatti, come per molti versi esiste ancora oggi, la necessità di avere norme semplici e trasparenti per salvaguardare chi investe il proprio denaro. La MiFID è in continuo aggiornamento, tanto che si sta lavorando a una terza versione, una MiFID 3, che dovrebbe essere migliorativa. Perché migliorativa? Perché l'apprezzabile intento iniziale di spingere chi offre servizi finanziari a una consulenza e una comunicazione sempre più trasparenti si è spesso perso nelle decine di pagine che appunto il cliente è chiamato a sottoscrivere, con contenuti non sempre facilmente comprensibili per tutti i risparmiatori. Il progetto globale però è molto valido. Vediamo alcuni punti migliorabili. Cominciamo con il questionario sul profilo di rischio. Se ci pensate, è il massimo che si possa sperare, quasi un vestito su misura, cucito rispetto alla reale conoscenza finanziaria dell'investitore. Peccato che i livelli proposti siano tali che, se si dichiara una conoscenza bassa del mercato, scatta il semaforo rosso su quasi tutti gli investimenti. Oppure ci si deve spacciare per un grande finanziere e allora si può investire ad ampio raggio. Fondamentale quindi confrontarsi con il funzionario della banca o il consulente prima di sottoscriverlo, cercando di rappresentare fedelmente il proprio profilo. La consulenza. La realtà è che gran parte dei risparmiatori italiani sono sempre stati abituati alla consulenza, un campo dove la MiFID sta cercando di imporre dei perimetri ben delineati. Un conto infatti è se la consulenza viene effettuata da chi ha un incentivo sulla vendita del prodotto finanziario o se invece chi agisce lo fa in modo indipendente, pagato solo per la consulenza. Proprio per questo il cliente ha diritto di sapere appunto che tipo di consulente ha davanti e i suoi potenziali conflitti di interesse. Capitolo importante, i costi. È quello della rendicontazione da parte delle banche dei costi applicati ai clienti. Fondamentali che vengono comunicati non solo in percentuale, ma con la cifra esatta. Insomma, ho il diritto di sapere quanto spendo esattamente. E poi il KID, Key Investor Information Document, è il documento da consegnare all'investitore in fondi, polizze, prodotti strutturati, obbligazioni convertibili. Deve contenere in modo chiaro tutte le informazioni appunto sul prodotto che si sta sottoscrivendo per dar modo al consumatore di prendere una decisione consapevole. Ecco in linea di massima su cosa agisce MiFID e cosa si può migliorare. Da parte nostra il suggerimento è di non sottoscrivere mai nulla se non vi è ben chiaro. Certo, oggi tutti sono ben consci del fatto che nessun investimento è sicuro, ma una certezza c'è. Un buon risparmiatore è quello ben informato.